Io, Pandolfo dei Malatesta, porrò ad uno del vincitore un palio dallo grande valore e simbolico e potenzia che la tensione sia nominata. La città di Fano torna di nuovo indietro nel tempo agli anni della Signoria dei Malatesta per la seconda edizione del Palio delle Contrade e fervono i preparativi per l'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia con il supporto della Proloco Fanum Fortune che si svolgerà il 29 e 30 agosto prossimi alla Pineta di Ponte Metauro. La Pandolfaccia nasce 30 anni fa proprio per ricordare la venuta del Papa Giovanni Paolo al Ponte Metauro, da lì nasce il gruppo storico La Pandolfaccia e quest'anno festeggia il suo compleanno all'interno del Palio delle Contrade e soprattutto della seconda edizione. Noi crediamo che sia un evento importante che già dallo scorso anno, che era 2 giorni, diventa una settimana di manifestazioni medievale per la città di Fano. Sarà quindi un tuffo nel passato fra tradizione, folklore e storia unite per riportare alla luce usi e costumi attraverso momenti culturali collegati al palio. Innestata su una storia assolutamente vera di Fano che consente questa manifestazione di indagare con mostre collaterali, la mostra sui vessilli storici, le bandiere, la mostra sul pellegrinaggio dei Malatesta che vennero a Fano in 10.000 unità per la scampata peste, proprio la chiesa di Madonna Ponte, e soprattutto ci consente di ripartire con uno studio un po' trascurato negli ultimi decenni sul dominio malatestiano di Fano che ci collega con altre località turistiche e culturali come Gradara, Rimini, ma anche le province del nord che questa casata aveva governato. Ed ecco le 4 contrade che rappresentano la città. Borgo Muzzo, rappresentato da Viviamo Centinarola, con i colori verde e giallo comprende la Trave, Fenile, Centinarola, Fano 2, Fosso Seiore e Ronco Sambaccio. Nero e arancione per la Croce, di cui fanno parte Caminate, Metauriglia, Ponte Sasso, Tombaccia, Ponte Metauro, Tre Ponti e San Lazzaro, frazioni rappresentate da qui là dal Fium. Per Sebastiano, con l'Arci di Bellocchi, vincitore della prima edizione, sono compresi i residenti di Rosciano, Montegiove, San Cesario, Magliano, Cuccurano e Bellocchi. I loro colori saranno blu e rosso. Il comitato Genitori Sant'Orso rappresenterà infine la contrada dell'Assunta con il centro storico, la zona mare, il Vallato, Colonna e Sant'Orso. Ora non rimane altro che procurarsi un abito rinascimentale in base ai colori della contrada di appartenenza e partecipare da protagonisti.